è il sesto anno che organizza la Giornata Mondiale del Servizio Sociale. È nata dall'Associazione Internazionale del Servizio Sociale e da sei anni anche noi ci siamo associati. Abbiamo pensato che celebrare una giornata del servizio sociale fosse fondamentale per il nostro corso di studi. Corso di studi di laurea triennale e magistrale, e qui oggi sono presenti tutti e due i corsi di studi. La giornata nasce con l'intento di effettuare un confronto tra mondo accademico, il mondo del professionale, quindi dei servizi sociali del territorio, e il mondo degli studenti, quindi gli assistenti sociali in FIERI, quelli in formazione. L'intento appunto è quello di confrontarsi su alcuni temi. I temi vanno, come potete vedere dai nostri cartelloni, dalla dignità, costruire la dignità umana da parte degli assistenti sociali per il cittadino utente, fino alla comunità come comunità democratica e partecipata. Ci sono anche delle esperienze dirette di comunità partecipata e di costruzione di dignità con i servizi dei settori che si occupano appunto di portare alla partecipazione attiva dei cittadini utenti che hanno delle disabilità o hanno comunque delle difficoltà, sono in uno stato di bisogno. E ancora la partecipazione dal punto di vista del diritto. Cosa significa diritto? Ma soprattutto il legame tra diritto e bisogno. Il bisogno non è soltanto esigibile in quanto un bisogno e quindi il soggetto diventa oggetto di diritto, ma deve diventare invece soggetto di diritto, e questo è il nostro intento. Siamo al sesto anno. Negli anni precedenti avevamo organizzato questa attività all'interno dell'università, ovvero vivendola come un vero e proprio convegno. Dietro le mura, dietro le scrivanie. Quest'anno invece gli studenti hanno deciso, e io li ho accolti in pieno, hanno deciso di scendere dalle scrivanie, di uscire dalle mura e di rendere veramente il servizio sociale un servizio sociale di strada, un servizio sociale molto più vicino ai cittadini e alle persone che, passando anche, sono incuriositi, entrano nell'università e la vivono a pieno come giornata anche loro. Questo per noi diventa interessante, per cui vedete questa modalità che abbiamo utilizzato, dei banchi con temi all'interno dei quali si può discutere, con bevande, cibo che dà il senso proprio della convivialità. Questo era il nostro intento. Questa è una giornata all'insegna del lavoro sociale, del servizio sociale come professione e come un valore aggiunto al nostro territorio. In modo particolare io sono qui come testimone, se si vuol dire, di integrazione, di dare voce a chi non ne ha. Infatti io partecipo a questa giornata attraverso un open forum e quindi attraverso un tavolo tematico che descrive di dare voce a voci silenziose. Infatti io ho voluto partecipare perché voglio testimoniare come il Centro per l'Integrazione offre servizi qualitativi, a livello qualitativo importanti, perché per me l'università non è solo un momento di studio, di riflessione accademica, ma è soprattutto un momento di relazioni. E quindi grazie a Paola Martino, che è la responsabile del Centro Integrazione, posso avere la possibilità di mettere in campo non solo le mie esperienze, ma anche ciò che sono.